Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere la nuova collezione Pupa, si chiama Soft and Wild, è la collezione a edizione limitata per l'autunno 2015 della Pupa. Questa collezione, diciamo, prende in considerazione il leopardato. Come vedete sul blush, però questo diciamo ve lo spiegherò più tardi, blush eccetera. Perché dico il leopardato? Perché ci sono degli elementi di questa collezione, come vi ho fatto appena vedere il blush eccetera, che proprio ricreano l'effetto leopardato e hanno anche il leopardo sulla confezione. Allora, questa è una collezione composta da 5 ombretti, il blush, 4 smalti, un top coat. Poi, oltre a questo, c'erano, non mi ricordo se 3 o 4 rossetti, e anche l'eyeliner da una parte, e dall'altra parte c'era invece il cajal, tutto nero. Allora, io ho preso il blush, il top coat e gli ombretti. Sinceramente, non ho voluto prendere gli smalti della Pupa, il cajal eyeliner, e non ho voluto prendere, come si chiama, smalti, rossetti. Allora, non ho voluto prendere gli smalti perché la Pupa ha alzato i prezzi degli smalti. Sinceramente, non lo trovo per niente corretto. Anche perché, comunque, non hanno messo una quantità in più, è sempre la stessa boccetta, la stessa grammatura di prodotto, quindi non ha senso aumentare il prezzo, è proprio una grande vigliaccata. E quindi non ho preso gli smalti, anche perché comunque in questa collezione tanti smalti somigliano ai Lasting Color Gel già usciti come colorazione, quindi non ho voluto sprecare i soldi. Poi non mi sono piaciuti assolutamente i rossetti perché sono un po' shimmer, sono un po' lucidini, meno rispetto ad altre collezioni, però non mi sono piaciuti per niente. Poi non ci sono, diciamo, quei colori così diversi. La stessa cosa, diciamo, e per quanto riguarda anche gli ombretti, anche se alla fine gli ombretti di questa collezione li ho presi tutti. Diciamo, gli ombretti che loro più o meno fanno uscire sono più o meno le stesse tonalità. Io però li ho voluti prendere perché, diciamo, ho visto una brillantezza particolare in questi ombretti e diciamo mi sembravano anche colori un po' più pieni. Allora, partiamo dal blush, quello che diciamo vi ho fatto vedere, questo qua. Se lo andate a comprare, toccate qua. C'è, diciamo, una specie di pellicetta. Diciamo, la cosa simpatica è questa. Il numero è lo 01. C'è solo questa tonalità, quindi vedete la confezione?
e a specchio dietro, anche davanti. Come vedi sono tre colori, c'è il giallo, il rosa più scuro, diciamo che sembra un fucsia, e c'è il rosa. Io ve li ho separati per farvi vedere. Questo è il rosa più scuro, questo è il giallo e questo è il rosa rosa. E adesso facciamo una cosa. Se lo volete usare separato, questo qua non va bene. Almeno a me piace anche perché richiama l'effetto. Ma diciamo, mi piace anche l'idea che è stata usata anche nell'altro blush della collezione Coral Island di poter usare sia insieme sia separato, solo che se volete usare le colorazioni separate, allora vi serve ovviamente un pennellino più piccolo. Questo è il colore. Questo è usandolo da asciutto e questo è usandolo da bagnato. Perché la bellezza di questi ombretti, infatti, si vede qua, Wet and Dry e Shade della linea Bump. Questi però sono quelli che sono usciti solo per questa collezione. Però diciamo la bellezza di questi ombretti della linea Vamp è proprio il doppio utilizzo. E questo diciamo è un colore che io forse non riesco a farvelo vedere bene con la telecamera, ma vedete le pagliuzze dorate? In questa versione si vede meglio, qua si vede un po' meno le pagliuzze, però lo 02, che è questo qua, che è questo bronzo marroncino chiaro, e questo qua. Questo colore mi piace, però il difetto di questo colore, sapete qual è? È che col dito io l'ho dovuto passare tre volte per farvelo vedere bene, quindi questo da asciutto non ha una buona scrivenza. È più scrivibile questo, anche se io comunque ve lo consiglio da. E qui è come scrive da bagnato, però questo anche da bagnato non è tanto un buon colore, proprio una schifezza, un po' misera, ma veramente un po' misera. Intanto vi faccio vedere il numero 3. Questo qua è un beige molto chiaro. Come vedete, volendolo potete usare come base sull'occhio. Adesso facciamo l'utilizzo bagnato. Bagniamo, io bagno il pennellino all'interno della confezione. E
E questo è da bagnato. A parte qualcuno, sembra che finora questi tre, a parte diciamo il numero 2, da bagnati hanno un utilizzo diciamo più pieno del colore. E quindi questa è una roba buona. Poi il numero 4. Io ve lo ripeto, li ho presi tutti e 5 gli ombretti. Questo non ho capito bene che colore era, però diciamo è un colorino un po' strano. E questo lo utilizzo da asciutto. Diciamo, è un rosa un po' strano. Diciamo, sembra che c'è una punta di argento platino dentro. Però non è brutto come colore, sinceramente. Questo è l'asciutto e questo è il bagnato. Passiamo all'ultimo ombretto, il 5. Questo è un rosa rosa. Questo è l'utilizzo da asciutto. Adesso facciamo il bagnato. Questo asciutto e questo bagnato. Questo colore sinceramente da bagnato. Non mi dice niente. Anche perché lo trovo, diciamo, più bello asciutto che bagnato. Questo qua sì. Questi sono gli swatch di tutti i colori. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Questi tutti da utilizzo asciutto. L'uno, il due, il tre, il quattro e il cinque. E diciamo, questo è un riepilogo. E questi che vi faccio vedere adesso è il riepilogo di tutti gli utilizzi da bagnato. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Questo qua è il secondo, è quello più brutto, questo qua, perché anche da bagnato mi descrive sempre meno rispetto agli altri. Quindi diciamo, per me sarebbe un colore da non prendere, però me ne sono accorta dopo. Anche perché quando sei in profumeria non è che riesci a usarlo da bagnato. Che ho preso il Top Coat Soft and Wild. C'è solo questo che è lo 01. Come vedete, vedete qua. Vi deve attaccare queste cose leopardate sulle unghie.